Allora, l'altra volta avevamo chiuso, come al solito en passant, con l'idea che bisogna accostare Geulah a Tefillah, cioè la Berachah dopo lo Shema, che è Gal Israel, deve essere attaccata all'inizio della Amidah. Bene? Questa era quello che avevamo concluso la volta scorsa. Siccome è un argomento che contiene degli spunti ancora da ampliare, qui cominciamo a parlare proprio di questo. Bene, e quindi la pagina comincia: Eid Rabbi Yosef ben Eliakim, Mishum Kehala Kaddisha de Yerushalem. כל הסומך גאולה לתפילה, אינו ניזוק כל היום כולו. טסטימוניו רבי יוסף בן אליקים, הנומה דלה סנטה קומוניטה די ירושלים, כיונקווה אקוסטי לגאולה, שגאה לישראל, עלה תפילה, שהיה לעמידה, נון è danneggiato tutto il giorno. Quindi Rabbi Yosef ben Eliakim veniva da Eretz Israel in Babilonia e ha testimoniato di aver sentito un insegnamento nel Kaal Kadosh di Gerusalemme. Quindi chi dice da Al Israel e attacca subito la Amidah non viene danneggiato. Amar Rabbi Zera, ine, veha ana semachi veitazaki. Cioè, è veramente così, dice Rabbi Zera. Eppure io ho accostato Gal Israel alla Tefillah e sono stato danneggiato. Cosa mi vieni a raccontare? Amarle gli ha risposto Rabbi Yosef ben Eliakim, Bemai itazakt, de antiyat asale ve malka, hatam nami mi ba ilach le meiav agra le mechezeh pe malka, de amar Rabbi Yohanan, leolam ishtaddel adam, לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה, יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. Allora, רבי יוסי בן אליקים ha risposto a Rabbi Zera, qual è stato il danno che hai avuto? Il fatto di aver dovuto portare del mirto nella casa del re, perché ogni tanto il re chiedeva a un gruppo, a determinati gruppi di persone, questa determinata cosa per il servizio di casa mia, pensateci voi, era un po' a turno. Dice, tu hai dovuto portare il mirto alla casa del re, per questo tu dici che sei stato danneggiato. E dice, no, non è mica così. Questo levè è una contrazione di lebet. Sì, bei in aramaico vuol dire bet. Dice Hatam Name, dice anche se tu fossi stato lì, cioè in Eretz Israel, avresti dovuto portare un obolo per poter vedere il viso del re. Perché, disse Rabbi Yohanan, sempre ogni persona deve cercare di correre incontro ai re di Israele, e non incontro ai re di Israele soltanto, ma anche incontro ai re delle nazioni del mondo. Perché? Perché se ci riesce, riuscirà a distinguere tra i re di Israele e i re delle nazioni del mondo.
che cosa è questa distinzione? Noi lo sappiamo perché esiste una berachà per chi vede un re. Per chi vede un re di Israele, ahimè al giorno d'oggi non c'è, deve dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Chalak Mikevodo Lireav, che Asher Natan, che ha dato parte della sua gloria ai suoi tementi. Chi vede un re non ebreo, e deve essere un re, non un'altra cosa, deve dire, benedetto tuo Signore di nostro re del mondo, Asher Natan Mikevodo Levasar Vadan, no, Asher Chalak, che ha condiviso, cioè per il re di Israele Natan, Natan e Chalak, per il re non ebreo Asher Chalak, che ha condiviso parte della sua gloria con gli esseri umani. C'è anche il non sapiente la differenza? Sì, la stessa cosa, lo stesso concetto, certo. Quindi è mitzvah anche, è un vantaggio anche andare a vedere il re, devi portare il mirto, ci guadagni lo stesso, non sei stato danneggiato. E qui viene riportato un piccolo aneddoto. Amar le Rabbi il A le Ula. Disse Rabbi il A a Ula. Chi ailat le Hatam, quando vai lì, cioè in Israele, she'el bishlama de Rav Bruna achi bemamad kol ha'chavura. Vai a salutare mio fratello Rav Bruna davanti a tutta la compagnia. Perché? De Adam Gadol Uve Sameach Bimitzvot. È una grande persona, è uno che si allieta nel fare le mitzvot. Perché? Zimna Hada Samach Geula Litfila Vela Pasek Chucha Mipume Kule Yoma. Una volta ha accostato la Geulà alla Tefillà, cioè Gal Israel è subito la Midà, e non è cessato il sorriso dal suo volto tutto il giorno, tanto era contento. Bene, questo è carino, interessante, ma la Gemara ci pensa su ancora. Come si fa ad accostarlo? Cioè, in realtà, dice la Gemara, c'è una difficoltà pratica ad accostare Gal Israel all'Amida. Vediamo perché. Veha amar Rabbi Yohanan battechila u omer Hashem sefatai tiftach ulvasof u omer Iu le razzon imre fibi comer. Cioè Rabbi Yohanan ha detto che prima, all'inizio della Amidah, bisogna dire Hashem sefatai tiftach ufiri tiliatecha, che è quello che facciamo abitualmente, e alla fine della Amidah bisogna dire Iu le razzon imre fibi gion bibile fanecha Hashem zurive guali, che è quello che facciamo normalmente. E allora queste sono interruzioni, separano tra Gal Israel e la Berachà della Berachot dell'Amidah. Soprattutto Hashem si è fatta in Tiftach, che è prima, che è proprio quello che è considerato come un miracolo. Cioè. Ma quella dopo perché separa? No, vabbè, l'importante è Hashem si è fatta in Tiftach, è quello che interessa. Poi vedrà che la domanda comunque ha una sua pertinenza, ma viene dopo. Amar Rabbi Elazar, Tehebit Filash Larvit, dice, vorrà dire che Hashem si è fatta in Tiftach, lo dobbiamo dire solo Arvit. Perché Arvit? Perché
c'è la discussione se la tefilà di Arvit è obbligo o no. Perché se le tefillot sono con riferimento ai korbanot, alla sera non c'erano sacrifici. Quindi il fatto di pregare è un reshut, è una cosa positiva, una cosa lecita, ma non c'è l'obbligo. Quindi Arvit si può interrompere e dire dopo Gal Israel, interrompere con qualche cos'altro, a Shacharit no, Shacharit, Gal Israel Baruch Ata Hashem, e lo chiedo, me lo chiedo a Botena, subito. Questa è l'idea di Rabbi Elazar. La Gemara dice no. Veha amar Rabbi Yohanan, è sempre lui, e zeu ben haolam abba, zeu asomech, geula, shel arvit litfilah shel arvit. Rabbi Yohanan dice che chi lo fa anche alla sera, di accostare Gal Israel all'Amida, è ben haolam abba, è uno che merita il mondo a venire. E allora non, anche alla sera non si può dire Hashem sefatai tiftah. E la amar Rabbi Elazar, allora Rabbi Elazar ci pensa su e dice no, allora no, tehebit filata mincha. Allora si dice Hashem sefatai tiftach a mincha, dove non c'è Gal Israel. E allora non c'è il problema di accostare nulla. Rav Ashi amar afilu temaculo. Rav Ashi dice no, può valere per tutte. Si può dire Hashem sefatai tiftach in tutte le tefillot. Perché? Vechevan dikva'uhu rabbanan bitfila ki tfila arichta damia. Perché nel momento in cui i chachamim hanno fissato di dirlo per la Amidà, è come un prolungamento della Amidà, fa parte della Amidà, quindi non costituisce separazione, perché fa parte della Amidà. Certo. Sì, ma ci si arriva attraverso questo. E come ci si arriva? Con un ragionamento de ilatei mahachi, perché se non dici così, arvit echimatsesamech. Perché se non diciamo così, Arvit non si potrebbe mai accostare Gal Israel all'Amida, perché c'è di mezzo Ashkivenu. E la Kevande Takinu Rabbanan Ashkivenu, Kigula Arichata Adamia, Achiname Kevande Dikva'u Rabbanan Bitfila, Kitfila Arichata Adamia. Dal momento che i Chachamim hanno stabilito che si dovesse dire Ashkivenu, Ashkivenu va considerato un prolungamento di Gal Israel. E quindi dire subito dopo l'Amida non è un'interruzione. Altrettanto, dal momento che i Chachamim hanno stabilito di dire Hashem Sefatai Tiftach, non è un qualche cosa che interrompe, non è un'interruzione, perché è come parte dell'Amida. La cosa torna. E adesso veniamo invece alla sua osservazione. Mikdi, hai io le razioni mere figli? Mashmaleva sof? Umashma meikara deva ena le memar. Cioè, in realtà la frase iule razon, cioè siano di gradimento i detti della mia bocca davanti a te, Hashem, mia rocca e mio redentore, ci sta bene alla fine, ma ci starebbe bene anche all'inizio. Cioè, alla fine noi diciamo i detti, sottinteso che ho detto fino adesso, siano graditi.
ci starebbe bene all'inizio. I detti Deva Enale Memar, che voglio dire, che siano di gradimento. Tutto sommato ci sta bene, no? Ma itama taknur banan le achar shemone esre berachot. Per quale motivo invece i Chachamim lo hanno fissato dopo le 18 berachot? Nemur meikara, lo si dicesse prima. Amar Rabbi Yehuda bere de Rabbi Shimon. E quindi ecco che se si fosse, quindi dice, si poteva dirlo prima, ecco che quindi Yule Razzon sarebbe stata un'interruzione. Perché? Amar Rabbi Yehuda bere de Rabbi Shimon ben Pasi. Disse Rabbi Yehuda, figlio di Rabbi Shimon ben Pasi. O il velo amarò David. E là le achar shemone esre parashiot, le fichach takinu rabanan, le achar shemone esre berachot. Dal momento che David ha detto quel versetto, Yule Razon, soltanto dopo 18 capitoli dei Tehillim, per questo i Chachamim lo hanno fissato dopo 18 berachot. Ah, che bello! Tutto perfetto. Perché sono parole dei salmi dopo il 18esimo. Al termine del 18esimo. Al termine del 18esimo capitolo, dice. Ah, capito. E infatti la Gemara osserva subito. Un attimo. Hane shemone esre, tesha esre aviam. Come dice? Questi 18. Sono 19, è alla fine del 19esimo salmo. La risposta è sbalorditiva, perché darebbe ragione al conteggio dei salmi secondo la Chiesa Cattolica. Perché? Ashrish velamma regishduim chada parashai. Il primo e il secondo salmo sono considerati un unico brano. De Amar Rabbi Yehuda bere de Rabbi Shimon ben Pasi, perché sempre lui, ovviamente, Mea veshalosh parashiot Amar David, velo Amar Alleluia, ad shera abe mappaltan shel rishaim sheneemar ittammu chataim min haaretz roshaim od enam barichi nafshi et Hashem. Alleluia. Rabbi Yehuda, figlio di Rabbi Shimon ben Pasi, ha detto, David ha detto 103 capitoli e non ha detto alleluia finché non ha visto, in visione ovviamente profetica, la caduta dei malvagi, come è detto, ed è l'ultimo versetto del Salmo 104, quindi i torni contano, i conti tornano, i tammo chataim min haaretz, spariscano i peccati dalla terra e i malvagi non ci saranno più. Benedici, persona mia, il Signore, alleluia. E osserva subito la Gemara, Hane meave shalosh meave erba avian, questi 103 sono in realtà 104, e l'ashmamina, ma invece dobbiamo ricavarne, che ashreha ish ve lama ragishugoim hada parashai, che ashreha ish e lama ragishugoim sono un unico brano. Benissimo. Allora perché dici che sono un unico brano? Da che cosa decidi che sono un unico brano, visto che noi li contiamo come due? De Amar Rabbi Shemuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Kol Parasha Sheayeta Chaviva al David Patach Babe Ashre, Vesien Babe Ashre.
ogni brano che era particolarmente gradito a David, di cui David si compiaceva un po', lo ha aperto con Ashre e lo ha chiuso con Ashre. Patach be Ashre, dichtiv Ashre Aish, infatti il primo salmo comincia Ashre Aish, Sherlo Alaf, eccetera, Vesiem be Ashre, e l'ha concluso con Ashre, dichtiv Ashre col Josevo. Che differenza c'è tra Siem e Gamar? Gamar è finire, Siem è chiudere un brano, no? Si fa freddo. Ah, non sono solo io che ho freddo. No, fa freddo dentro. Io ho fatto tutto posto. Non riparano. Nessuno pensa a riparare quell'affare lì. È una minoranza assoluta. No. Bene. Allora, visto che abbiamo analizzato, abbiamo citato il Salmo 104, Itammu Chataim Minaharetz, eccetera, da lì la Gemara prende uno spunto per raccontare una cosa molto carina. Hanu birione de avu bishvavute de Rabbi Meir ve avu kametza aruletuva. C'erano dei briganti che stavano nel quartiere di Rabbi Meir e gli davano molto fastidio. In un altro punto della Gemara è raccontato che lo prendevano in giro, che gli facevano gli scherzi, che lo chiamavano stecchi bruciati perché era rimasto ustionato alle gambe in un incendio. Erano già da prima sottilissime, sì. Gambe già di per sé sottili. Vabbè, ma anche noi se si bruciamo. Per scherzo diciamo, dai, muovi quegli stecchi. Ah, va bene. Si addice a lui. Si usa in genere e si usava ai tempi della Gemara, evidentemente. Quindi gli davano molto fastidio. E allora, Hava Kaba era Bimeir Rahame Ilavayu, chi è delle Mutu. E Bimeir pregava, cioè letteralmente chiedeva misericordia per loro affinché morissero. Cioè, piuttosto che continuare a comportarsi così, è meglio che muoiano per loro, almeno accumulano meno peccati. Questa era la logica di Rabbi Meir. Amara le bruria de vetu, mai da tach. משום דכתיב היתם חטאים. מי? כתיב חוטאים? חטאים הוא כתיב. ועוד, שפל לספה נקרא, ורשעים עוד אינם, כיוון דהיתם חטאים, ורשעים עוד אינם. אלא, בערך המעילוויו, דלהדרו בתשובה, ורשעים עוד אינם. Beara famei lavaiu la hadavu mitshuva. Allora la moglie, Bruria, donna di una grandissima sapienza e intelligenza, gli ha detto: cosa stai pensando? Cioè, perché tu preghi perché muoiano? Dice, ma che andassero a morire ammazzati? No, dice, mica è giusto. E tu dici perché è scritto Itammu Chataim, spariscano i peccati. Sì, ma c'è scritto Choteim, i peccatori? C'è scritto Chataim, i peccati. E poi dice, vai avanti col testo. Urshaim odenam, i malvagi non ci saranno più. Cioè, dal momento che finiscono i peccati, i malvagi non ci saranno più. E allora chiedi misericordia per loro perché facciano teshuva. E allora Urshaim Odenam, i malvagi non ci saranno più. Che van dei tamu chataim
Cosa vuol dire? Dal momento che cesseranno i peccati, i malvagi non ci saranno più. Allora chiedi misericordia per loro perché facciano teshuva, e allora ushaimo denan, i malvagi non ci saranno più. È molto profonda. Molto profonda. E infatti lui ha chiesto misericordia per loro e hanno fatto teshuva. Che poi in un altro punto della Gemara è detto come hanno fatto teshuva. In realtà non l'hanno fatta subito. Hanno dovuto aspettare che morisse lui. E quando è morto lui, il capo li ha radunati e ha detto: finché c'era, famoso appellativo, finché c'era Stecchi Bruciati che pregava per noi, andava tutto bene. Adesso che cosa facciamo? E quindi hanno fatto teshuva. A proposito, visto che abbiamo citato Bruria, c'è un altro aneddoto che la riguarda. Amar la Huminali Bruria, un eretico, ha detto a Bruria: Ketiv Ronni Akara lo Yalada, è scritto in Isaia: inneggia sterile che non ha partorito. Dice: ma come? Mishum de lo Yalada Ronni? Visto che non ha partorito, inneggia, ma come? Dovrebbe fare tutt'altro che inneggiare, no? Amarale Shatia, Shefelele Sefedikra, Dichtiv Kira Bim Benesho Memani Beneve Ula Amar Hashem. Dice: sciocco, vai avanti alla fine del testo. È scritto perché sono di più, saranno di più i figli della abbandonata che non quelli della sposata, ha detto Hashem. Quindi questa sterile che non ha partorito, in realtà non è vero che non ha partorito, perfino la donna abbandonata avrà più figli del normale. E allora cosa vuol dire sterile che non ha partorito? Non vuol dire quello che sembra voler dire il testo. E allora che cosa? È la mai akara lo yalada. Ronni keneset Israel shedomale isha akara shelo yaledavanim la gehinam kankevataihu. Dice: inneggia, congrega di Israele, che assomigli a una donna sterile che non ha mai partorito figli destinati all'inferno come voi. Zacchete. Voi mi sono. Voi eretici, stava rispondendo all'eretico. Ah, ecco. Bella testa, la signora Bruria. Evidentemente la polemica era piuttosto forte tra i Hakamim e gli eretici. Cioè sei sterile di eretici, tu sei sterile di eretici. Già. No, si contenta perché sei sterile di eretici. Ah, boh, no. Allora, visto che si è parlato di una disputa con un eretico, ne viene citata un'altra, ma non c'entra più Beruria. Amar le hauminale Rabbi Abau, disse un eretico a Rabbi Abau, Ketiv mismor le David bevorho mi pene Avshalom beno. C'è scritto Salmo di David nel suo fuggire dal cospetto di Avshalom, suo figlio, che noi sappiamo che è il salmo eccolo qua è
tombe, no? È il terzo salmo, il salmo 3. Uchtiv le David michtam bevorcho mi pene Shaul ba meara. Ed è scritto di David, canto più prezioso dell'oro, mentre fuggiva dal cospetto di Shaul nella caverna, che è il Salmo 57. No, non è quasi uguale, però sono due salmi che Davide dice mentre sta fuggendo, uno da Avshalom, suo figlio, che si è ribellato e si è autoproclamato re, e uno da Shaul, che era il re e che inseguiva David perché sapeva che David sarebbe diventato re al posto della sua discendenza. Allora, domanda a questo eretico: Hema asse hava beresha, quale evento è successo prima? Mikde, ma se Shaul hava beresha, è stato beresha. Evidentemente l'evento di Shaul è stato prima, perché era prima che Davide diventasse re. E allora perché non è scritto prima? Amarle, Rabbi Abbahu gli ha risposto: Attun de la darshitun semuchin, kashi alechu. Anan de darshinan semuchin, la kashi alam. Cioè, per voi che non ricavate insegnamento dall'accostamento di argomenti fra due testi vicini, è un problema. Per noi che ricaviamo insegnamenti dall'accostamento di argomenti in testi vicini, non c'è nessun problema. Da dove si impara che è giusto ricavare insegnamento dall'accostamento di testi vicini, cioè il Semuchim, ecco, da dove lo si impara? Dice De Amar Rabbi Yohanan Semuchim Mina Torah. Minain, da dove impariamo il concetto di Semuchim nella Torah? Quindi più autorevole di quello non ci sarebbe. Shenemar, come è detto, Semuchim la'ad le'olam asuim be'emet ve'yashar, è un versetto del Salmo 111. Semuchim viene interpretato proprio come riferimento al metodo di indagine dei Semuchim, sono per sempre e in eterno e sono fatti con verità e rettitudine. Il Salmo si riferisce a persone che si sostengono con le parole della Torah, eccetera. Semuchim vuol dire Somech, è colui che sostiene, no? Somech Nofelim, colui che sostiene i cadenti. Nel linguaggio dei Bate Knesset babilonesi, il Somech è quello che sta vicino a chi legge la Parashah per indicargli te amimo correggere gli errori. Segan. È quello che noi chiamiamo impropriamente Segan. Sì. Impropriamente perché Segan è il vice, letteralmente. Cioè quello che dice al posto di. Quindi a Kipu i Seganim sono quelli che sostituiscono per alcune parti il Chazan. Ecco, in realtà sarebbe il Somech. O il Macré, in italiano, nelle comunità italiane è chiamato più correttamente Macré, colui che fa leggere. Causativo. Esattamente. E, però appunto la parola Semuchim viene interpretata come riferimento al metodo di analisi del testo, e il Salmo dice che è una cosa che va per sempre, che è fatta in verità e correttezza. Quindi dice: noi abbiamo validi motivi per l'idrosh semuchim. E come
risolve il problema di questi due salmi che non seguono l'ordine cronologico? Così, Lamma nismecha parashat Avshalom le parashat Gog u Magog, perché il brano relativo a Avshalom è messo vicino a quello in cui si parla di Gog e Magog, che è il salmo successivo, e poi vedremo esattamente il verso che si riferisce a Gog e Magog. È nel brano precedente, nel secondo salmo, dove è detto Lamma Ragishu Goim, perché rumoreggiano le genti, cioè si ribellano, fanno baccano, e si riferisce a Gog e Magog, dicono i Chachamim. Perché questi due brani sono messi vicini? Sheim yomar lecha adam che lum yesh eved shemored berabbo, cioè se uno ti dice ma com'è possibile la questione di Gog e Magog, questi re voluti da Dio che si ribellano a lui, esiste un servo che si ribella al suo padrone? E morlo che lum yesh ben shemored beavim, è mai esistito un figlio che si ribella a suo padre? E la Hava, eppure c'è stato. Avshalom. Achanami Hava, anche quello c'è. Anche Gog e Magog esiste. Bene. Ma Gog e Magog si ribellano, cioè sono, diciamo, si ribellano a Hashem nel senso che in quanto re, sono, sì, hanno parte del kavod di Hashem e però si ribellano a lui dicendo sono io quello potente, sono io che, ecco, scusate, approfitto di questa bottiglia avanzata dallo Shabbaton. Ho sentito dire questo, sì, io avevo la testa in alto. Ma il salmo che parla della fuga da Shaul a Mele è non quello successivo a quello di Ashram, svariati i salmi più avanti. Il 57. Il 57, quello è il 3. Esatto. Dal 3 al 57, quindi. Esattamente, c'è una bella differenza. Invece il 4 parla di Gog e Magog. No, il 2. Il 2 il 2 parla di Gog e Magog. No, volete una nota? No. Cioè, come ne vedono? A me. Il 19 no, il 2 poco. Quindi devo stare attento come parlo, perché c'è chi controlla, eh. Le note. Bene, allora abbiamo parlato di cose che Davide ha detto in determinate situazioni, giusto? E tra l'altro si parlava, avevamo accennato al versetto del Salmo 104, Itamu Chataim Minarezu Shaim Odenam, e il verso conclude Barichi Nafshi et Hashem Alleluia. Avevamo detto che ha detto il primo Alleluia dopo la caduta dei malvagi. Non c'è nessun salmo prima dove c'è la parola Alleluia. Esatto. Bene, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai Mai dichtiv pia patecha vechochma vetorat chesed al shona Keneged mi Amar Shelomo Mikrazè. Disse Rabbi Yohanan a nome di Rabbi Shimon ben Yochai, qual è il reale significato del versetto di Mishle? Pia patecha bechochma vetorat chesed al leshona. Ella apre la sua bocca con sapienza
e insegnamento di benevolenza è sulla sua lingua. È il capitolo 31 di Michelet, quindi il famoso Ecetrail, l'elogio della donna pietosa, no? Dice, a proposito di chi Shlomo ha detto questa cosa? E qui c'è una stranezza. Lo amarò è là che neged David aviv. Lui l'ha detto a proposito, solo a proposito di David suo padre, ma come, se è tutto al femminile? Poi vedremo perché è al femminile, perché si riferisce, almeno in parte lo vedremo, a una situazione relativa a uno stretto legame col mondo femminile. Vediamo. Sheddar Bahamisha Olamim Veamar Shira. Perché David ha abitato cinque mondi e in ognuno ha detto un inno. Dar Bimae Immove Amar Shira. Ha abitato nelle viscere di sua madre e ha detto un inno. Shenemar Barechi Nafshi Et Hashem. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare tutto il suo gemul. Noi normalmente traduciamo ricompensa, no? Ma gemul vedremo che viene utilizzato qui in un'altra accezione e lo vedremo. Dunque, no, scusate, ho sbagliato riga. Vechol keravai et shen kodsho. Benedici anima mia il Signore e tutte le mie viscere, sottointeso, benedicano il suo santo nome. Quindi David si identifica, perché un feto è parte di sua madre, con le viscere di sua madre. E relativamente a questo dice Barichi nafshi et Hashem. Benedici anima mia il Signore. La Shira di cui parlano qui si riferisce proprio all'espressione Barechi Nafshi et Hashem, che nei Salmi compare esattamente cinque volte. Quindi ognuno è relativo a un mondo. Vediamo. Questo è il primo. Secondo, Yatzala Avira Olam Venistakel Bakochavim Umazalot Veamar Shira. È uscito alla luce, letteralmente all'aria del mondo, alla luce del mondo, ha visto le stelle e le costellazioni e ha detto Barechi Nafshi, ha detto un inno. Sheneemar, Barechu Hashem Malachav Giborechoach Ose Devaro Lishmoa Bekol Devaro, Barechu Hashem Kol Tzevav, eccetera. E cioè Bechol Mekomot Memshalto Barechi Nafshi et Hashem. Benedite il Signore, suoi angeli potenti in forza, che mettono in pratica la sua parola ascoltando il suono della sua parola. Benedite il Signore tutte le sue schiere, suoi servitori che fanno la sua volontà. Benedici anima mia il Signore. Quindi ha visto Kochavim Mazalot, appena uscito da sua madre. Yanak Mishedeimmo ha succhiato dai seni di sua madre, venista Kelbedadea, ha visto i suoi seni, Veamar Shira, e ha detto a sua volta un altro Barechi Nafshi. Come detto, Barechi Nafshi et Hashem, Vealtishkechi col Gemulav, che era quello che mi ero confuso prima. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare tutto il suo Gemul, che dicevo normalmente traduciamo come ricompensa, ma qui va inteso in un altro senso. Mai col Gemulav. Che cosa... non è benevolenza, Gemul? No, adesso guarda, Gemul è il dare qualche cosa, il Tagmul, in cambio di. Ma invece qui va in un altro senso.
mai demulav, qui lo fa riferire a l'iggamel, che vuol dire essere svezzati. Perché amar Rabbi Abbahu she'assa la dadim bimkom bina. Perché Kadosh Baruch Hu ha fatto alla donna il seno nel luogo della comprensione, cioè vicino al cuore, e non come la maggior parte degli altri esseri, degli altri animali. Tama mai, per quale motivo alla donna ha fatto il seno vicino al cuore? Amar Rabbi Yehuda, che desce lo istakel bimkom erva, perché il bambino non veda le pudenda. Rav Matana amar, che desce lo inak mimekomatti nofet. Rav Matana dice perché il bambino non succhi da un posto fondamentalmente non pulito. Quindi ecco il terzo, no? Quindi già due sono legati all'aspetto femminile, ecco perché Pia Patechà. Quindi non è più la donna virtuosa qui, ma l'anima di David. Ra'abe mappaltan shel reshaim v'amar shira, ha visto la caduta dei malvagi e ha detto shira, come è detto shenemar, Ittammu hataim min ha'aretz roshaim odenam barichi nafshi et Hashem, alleluia. Il versetto che avevamo già visto, no? E poi la cosa più eclatante, nistakel beyom amita, ha previsto, è andato a guardare il giorno della morte, via Marshila, e anche lì ha detto Barichina Fshiet Hashem, perché Shenemar Barichina Fshiet Hashem Hashem Elokai Gadalta Meod Hod Veadar Lavashna, benedice anima mia il Signore, Signore mio Dio, sei tanto grande, sei rivestito di splendore e di gloria. Ok, domanda subito la Gemara, mai mashma de alioma mitane emar, da dove sappiamo che questo si riferisce al giorno della morte? Amar rabba baravshela mi se fa dei niana, disse rabba figlio di ravshela dalla fine dell'argomento, cioè più avanti nel testo, dichtiv, come hai detto, Tastir paneha ibbaelun, tosef roham igvaum, vegomer, eccetera. Il resto del verso è vel afaram yeshuvum. Se tu distogli il tuo volto, rimangono sbigottiti. Se tu raccogli il loro spirito, periscono e tornano alla loro polvere. Questo si riferisce alla morte, e lì anche finisce Barichina Fshiet Hashem. Ok, non so perché viene in mente quella in francese da Assisi per nostra sorella corporale, come dice? Nostra sorella corporale, sorella morte corporale. Che probabilmente avrà conosciuto beh, la Gemara non penso, però i salmi sicuramente. Ah, ma forse non li ha collegato, no, beh, non penso, però faceva comunque parte del suo modo di pensare che tutto ciò che Dio crea è positivo. Ti chiudono l'autostrada. Ah, allora grazie, chiudo. Sì, sì.